Frog is such a great person. Frog is such a great person. Frog is such a great person. Ehi ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo canale sta continuando ad andare a gonfie vele. Nel momento in cui sto scrivendo questo video siamo in 900 e mancano 5 giorni alla sua pubblicazione. Chissà se ci saremo avvicinati abbastanza alle 1000 persone. Se volete sostenere il canale, aiutatemi a farlo crescere anche voi, perché siamo sempre più numerosi. Prima di cominciare, con l'aumento di iscritti stanno arrivando molte persone che colgono molte analogie con il canale YouTube Twinner. Ne parlerò più approfonditamente in un prossimo video, ma sappiate che sì, Twinner è una mia forte ispirazione, l'ho anche citato tra le fonti del video di GTA 6 che ho fatto. In genere il contenuto che lui porta esiste in America da un bel po' ed io seguivo principalmente quella realtà lì. Ma vedendo lui mi sono accorto che anche in Italia potevi essere ascoltato portando questo genere di contenuti. Quindi è grazie a lui in fin dei conti se questo canale esiste, ma le mie ispirazioni sono state ben altre. Chiusa la parentesi, io passerei all'argomento di oggi. Ultimamente sta spopolando la moda dei neopronomi. Cosa sono, direte voi? Beh, da Wikipedia, sono pronomi che si stanno diffondendo nel linguaggio moderno, venendo usati da individui non binari, che non sono contenti se ti riferisci a loro come lui o lei, perché non si sentono inclusi né nel gender maschile né in quello femminile, in pratica Kaworu di Evangelion. A parte gli scherzi, io sono abbastanza neutrale su questi pronomi, cioè li trovo abbastanza fini a se stessi e molto macchinosi da usare, ma se la comunità LGBT vuole sprecare una parte delle sue energie per trovare modi per definire chi si identifica in un angelo di Evangelion, piuttosto che per combattere bullismo e discriminazioni più serie, chi sono io per impedirglielo? Questi pronomi vengono infatti utilizzati solo dal 4% dei giovani membri della comunità LGBT, quindi una minoranza della minoranza. Non è un mistero che questi nuovi termini vengano presi in giro e ritenuti inutili anche da molti membri della comunità stessa. E se già pensate che questi neopronomi siano inutili, aspettate che vi introduca questa ragazza su TikTok, che fonda il suo profilo sull'apprendimento della parte più fantasiosa di questi pronomi, ovvero quelli che vengono usati per identificarsi, e non sto scherzando, in animali, oggetti o addirittura luoghi. Un esempio ce lo fornisce Wikipedia, ovvero vamp, vamp self per i vampiri, kitten self per i gattini, doll self per le bambole. In altre parole, al mondo esiste gente come questa ragazza che si occupa di violentare la lingua giornalmente per chiamare in modo inclusivo chi si identifica in, leggete voi stessi, dinosauri, mentine, il colore viola, lenzuola, lumache, squali. Non vi sentite fieri di quante cose creative la razza umana può partorire? Vi sentite annoiati un caldo pomeriggio di agosto? Niente paura, potete sempre scoprire di identificarvi in procioni ed iniziare a frugare nei cestini, e ricordate di offendervi se la gente vi chiama lui o lei e non raccoon self. Ma andiamo ora tutti assieme ad esaminare qualche suo video. Today I'm going to be teaching you how to use sea star pronouns in sentences, so let's go! Since when are sea and star pronouns? I'm so confused. Sea and star are neopronouns. And neopronouns are just newer pronouns that you probably haven't heard of before because a lot of people are scared to use them in public spaces. And that's the real tragedy, is that not everybody gets to use their pronouns in person. Sì, trovo che sia proprio una tragedia che la gente non utilizzi questi pronomi giornalmente. Il linguaggio che usiamo è fin troppo parlabile e scorrevole, ci vorrebbe decisamente qualcosa che lo renda un rigurgito da usare. Sea is such a great person. Star's smile is so contagious. In fact, I saw Star make a whole audience smile. I think Sea should be very proud of Star's self. We did it! Perfetto, grazie mille. Adesso so come chiamare persone che con ogni probabilità non incontrerò mai in vita mia, perché saranno tipo 3 in tutto il mondo. Guardando questi video, e vi giuro, è una droga farlo, perché ho scoperto che c'è gente che si identifica in bolle di sapone, ho notato delle cose. Intanto i video sono tutti uguali, fatti con lo stampino, guardate. Star's smile is so contagious. In fact, I saw Star make a whole audience smile. In fact, I saw Frog make a whole audience smile. In fact, I saw Prince make a whole audience smile. Evidentemente essere qualsiasi cosa che non sia umano riesce a far sorridere un'intera audience. E mi verrebbe anche da dire grazie, perché vorrei vedere qualcuno che si finge una coperta che reazioni potrebbe suscitare negli altri. O ridi o scappi. Messaggio per chi non coglie l'ironia, sto scherzando, fa video uguali per illustrare come si usa quel pronome,
ma non potevo non cogliere la palla al balzo dopo che ha parlato di far ridere un audience. Ho anche notato un'altra cosa. Ha disattivato i commenti, ma non c'è bisogno che vi spieghi il perché, giusto? Lei sponsorizza anche un sito in cui puoi esercitarti con i pronomi. Infatti sono entrato e mi sono apparsi una serie di nomi di incantesimi di Final Fantasy e quindi ho chiuso. So già che ci sarà gente che mi dirà: ma Sbortus, se vogliono imitare stelle di mare e lumache, lasciali fare, che male fanno? Ed effettivamente è vero, non fanno nulla di male, giusto? Giusto? Now we are seeing kids that are identifying as animals going to school, and they are purring instead of answering questions, and they meow, and the teachers are not allowed to question it because it's considered a queer identity. Come si può vedere dalla clip che vi ho mostrato, la situazione sta sfuggendo lievemente di mano. Sono sempre più diffusi i ragazzi e ragazze che sfruttano il fatto di identificarsi in animali per ululare, miagolare e far casino in aula. E se tutto questo qualche anno fa si sarebbe risolto con una nota da parte del docente, adesso il docente stesso potrebbe passare dei guai. In pratica, fare versi in aula ormai è stato legittimato e tu, docente, sei nel torto nel caso volessi farli smettere. E non fatica a credere che partirebbero anche denunce, perché palesemente il professore non ha potuto far esprimere il gender del suo alunno. Tutto ciò è catastrofico, ringraziamo che stiamo parlando di una mega minoranza, ma spero vivamente che la cosa non vada a peggiorare, perché siamo alla pazzia più totale. Nelle tue quattro mura puoi benissimo imitare qualsiasi animale, oggetto o luogo tu voglia. Lo specifico che poi si pensa che io sia contro i procioni, ma io adoro i procioni, ma quando questo atteggiamento influenza un clima già delicato come quello scolastico, c'è decisamente qualcosa che non va. Detto sinceramente, io non ho nulla contro questa ragazza, anzi adoro come sia solare e si sia costruito un mondo in cui tutti possono assumere la forma che vogliono, ma vorrei evitare ripercussioni sul sistema scolastico, o perlomeno evitare di trovare gente che mi caghi sul tetto sostenendo di essere un piccione. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Ringrazio chi è arrivato fino alla fine e vi auguro di identificarvi in animali fighi come i capibara. Se volete iscrivetevi per supportare il canale e farlo crescere. E noi ci vediamo settimana prossima.